Ne ho visti di vivi strani in vita mia, ma quelli di queste parti hanno forme fuori da qualsiasi logica progettuale. Come se la natura le avesse affidate a un artista strambo che con le sue sculture vuole esprimere solo stupore. Gli ulivi sembrano l'istantanea di un movimento convulsivo. Alberi autolesionisti che si squarciano il ventre per creare caverne in cui vivono animali, insetti e folletti da cappelli rossi. Alberi che annodano i propri rami per ingannare le simmetrie e che anche quando il vento è assente e sono immobili appaiono fluidi e impetuosi come dervisci roteanti. Gli ulivi di queste brulle e arse pianure posano come divi esibizionisti che ostentano le proprie forme sicuri di essere unici.